Pronti? Ci siamo divertiti. La squadra ha fatto una buona partita. Fatto bene, bene. Io ho già detto che noi gli spareggi sono già cominciati. Quindi c'è naturalmente da cercare di giocare bene a calcio, c'è da cercare di capitalizzare al meglio, perché le giornate si assottigliano. Per me questo è un girone difficile, anche se c'è qualcuno che non lo manifesta, secondo me a Padova vogliono vincere, tutti vogliono vincere, io voglio vincere. E noi dovremmo cercare di proporre quello che abbiamo sempre fatto durante questa stagione, a volte bene, a volte meno bene. La squadra è stata equilibrata, primo tempo, palleggio un po' più farraginoso, scorrevamo male con pallone, secondo tempo molto meglio, forse abbiamo pagato, bisognerà vedere alla ripresa, abbiamo pagato qualche infortunio di troppo secondo me, perché sono sicuro Marconi era sotto di me, Marconi era un problema importante, non so Fischnaller, non so Sperotto. Anzi, però pensano solo crampi alla fine. L'abbiamo pagata sotto il profilo dello sforzo, bisogna essere un po' più cinici. Abbiamo tenuto un po' troppo in bilico la partita, perché è vero che abbiamo avuto una supremazia territoriale, ma è anche vero che la partita va sempre 1-0, l'avversario può sempre trovare una giocata e quindi metterla in piedi. Però bene, ragazzi, hanno fatto bene. Volevo chiederti cosa hai detto a Marconi quando è uscito, cioè, sono curioso di sapere per quale motivo. No, io era una giocata un po' particolare, su un fallo laterale ha cercato di prolungarla andando in iperestensione con la gamba. Ha sentito, secondo me l'infortunio tosto, secondo me l'infortunio lo terrà fermo. Potevi evitarlo, dici tu. No, non lo so se poteva. Quando si gioca a calcio, sai, c'è l'istinto su una giocata, ha cercato di prolungarla, andando in iperestensione col flessore, secondo me se l'è giocato lì col flessore. Quindi Fischnaller non lo so, Fischnaller non ha avuto fitte a livello muscolare. Sperotto neanche, però adesso poi bisogna fare i conti domani. Veniamo già da qualche elemento un po' acciancato, c'è stato Bocconi, ha sofferto per un po' di tempo male al collo, ha avuto cirurgia, bisogna fare secondo me un check sanitario, perché in questo momento non è importante il 4-3-3, è importante gente che pedala, è importante gente che sa interpretare le gare, è importante. In una partita così abbiamo avuto opportunità per fare tanti gol, non siamo stati cinici perché noi abbiamo risolto la partita sui piazzati, mentre invece sul manovrato siamo arrivati parecchie volte e bisogna fare gol, palle non ce n'è, quindi lì bisognerà essere un po' più cinici, mancano 5 partite, a una alla volta bisogna cercare di interpretarle bene, le insidie sono sempre dietro l'angolo. Sono vinto, vincono tutti e quindi bisogna andare al passo. Sono fuori gioco in maniera definitiva una squadra che voglio dire guardavate perché stava alle vostre spalle con certe ambizioni. Ne è convinto, insomma, visti i punti. Matematica no. Cioè, la convinzione sta nell'aver fatto una buona gara, nell'aver dato un messaggio anche. Adesso noi siamo sulle settimane secche, prepariamo le partite come se fossero delle finali di Coppa dei Campioni, al di là che abbiamo rispetto all'avversario, questo era un avversario di ottimo profilo, ma noi abbiamo provato a giocare bene sempre con tutti, non, poi alle volte adesso il risultato, ripeto, due piazzati abbiamo portato a casa, ma sotto il profilo della realizzazione sul manovrato ci siamo mangiati un sacco di situazioni. Sul finire potevamo fare più gol,
Questa per questa sera è archiviata, la settimana ci diventa corta perché domani è martedì, bisogna fare due calcoli, bisogna vedere a livello sanitario quanto pagheremo e poi c'è da affrontare domenica, una partita importante, alle 5:30, perché al di là degli scontri diretti che ce ne sono tanti, però bisogna giocare di partita in partita come se fosse l'ultima. Io parlavo già col Pordenone la settimana scorsa di gare dentro fuori, ma per avere già mentalità, poi lo so che la matematica se non te la fuori devi giocare fino a quando sei per qualche senso del Pavia. Questa sera ha visto un avversario che sul campo ha giocato meglio, ha avuto un giusto atteggiamento, ha avuto un comportamento corretto, quindi noi abbiamo giocato la nostra gara. Pavia è una squadra di ambizioni, poi assottigliandosi le giornate le ambizioni poi si riducono a torce, lumicini in base a come sei messo. Cioè in questo momento il gioco conta poco, contano i punti e la classifica, non puoi più raccontare che sei una bella squadra. Ai miei asciugo il termine dicendo ragazzi bisogna portare a casa i punti e i risultati, che siamo belli, Coppa Italia, cagate. Bravo. Subito forte con Nico che sostanzialmente era il padrone della fascia sinistra. Avete preparato queste giocate con le due mezzali che si allargavano per mettere in difficoltà il Pavia che faticava a difendere con gli esterni alti? Abbiamo cercato di proporre catene da tre sugli esterni. Sì. Perché aveva una linea da quattro, cercavamo uno scorrimento palla un po' più veloce di portare più giocatori sulla catena, andare sempre 3 contro 2, a volte ci riusciva un po' meglio, a volte ci riusciva un po' peggio, però ripeto, la stazione stava fatta, poi la devi studiare con dovizia dei particolari e i calori, e noi l'abbiamo tenuta in piedi fino alla fine, ripeto, ci siamo aggrappiati a due calci da fermo e adesso c'è da archiviare, ripeto, c'è da archiviare e c'è da metterci subito, già da domani, a tensionare la prossima gara.